Avete bisogno di crediti? Gold.com fa per voi e con il codice Joker avete il 5% di sconto. Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati al vostro Joker. Siamo ritornati su un nuovo appuntamento con FIFA 16 con il draft, ragazzi. Ovviamente mi raccomando un bel pollice in su subito per supportare la serie. Ragazzi, prima di iniziare volevo dirvi di andarvi a vedere il pack opening che è uscito oggi alle 14, ragazzi, perché è qualcosa di spettacolare. Ragazzi, sono qua con il draft e volevo dirvi una cosa. Mi avete consigliato di fare la challenge, quella con il draft, con mio fratello. Ci avevo pensato anch'io, ragazzuoli, però volevo vedere se vi poteva interessare quella di fare la challenge con gli occhi coperti, con mio fratello, che ha fatto Mike Scioscia e Brazzo, dove ovviamente noi andremo a giocare un draft. Solamente che se io mi copro gli occhi, Ciccio sta qui vicino a me, io dico numero 2 nel pacchetto che esce, io dico numero 2, che so, potrebbe uscire Pappappu, e invece ce ne potrebbe stare Messi, Ronaldo, capito? La challenge, quella che hanno fatto Mike e Brazzo, che secondo me potrebbe essere molto interessante e divertente. Quindi fatemelo sapere e il prossimo appuntamento sarà con Ciccio. Arriviamo a 20.000 like, ragazzi, la farò senza ombra di dubbio. Intanto andiamoci a prendere qui il modulo per andare a fare la nostra squadra perfetta. Questo mi piace. Anzi, mi prendo proprio questo, il 3-4-1-2. Mi prendo questo, ragazzi. Vediamo un po' che ci capita. Suarez o Sturridge? Sturridge. Ragazzi, voglio Sturridge. Non so per quale motivo voglio lui. Tutti in forma? Che ovviamente non ci facciamo un cazzo con nessuno. Mi vado a prendere Gervinho. Porca miseria, voglio Gervinho. Vediamo come ci uscì. Ecco, una zagata proprio. C'è giusto Pandev che fa intesa con Gervinho. Ma io mi posso andare a prendere Pandev. Non è per cattiveria, eh. Però qui ci prendiamo Gomez. Guarda, alla fine ci facciamo in inglese e in italiana. Guarda, mischiamo tutto. Ecco, Nainggolan. Bene. Prendiamo Nainggolan. Vediamo come esterno destro se ci capita qualcosa da mettere. Vabbè, McGee, ci prendiamo lui. Vediamo come Cicci invece qui ci può capitare. Ok, Guarin. Mo' qua se mi capita un difensore. Oh no! Madonna, Otamendi, tutta la vita, raga. Ci prendiamo Godin, signori. E ci dobbiamo prendere Handanovic, ragazzi. Handanovic, ci siamo fatti una Serie A, veramente, con l'inglese. Ok, ragazzi, questa è la squadra che faremo scendere in campo oggi con Insigne in forma, Gervinho in forma e Sturridge in forma. Poi abbiamo Godin, Pjanic, Nainggolan, Manolas, Guarin, Caceres. Abbiamo veramente un casino. Ci prendiamo Pioli, ovviamente, perché ci fa 100% intesa, ragazzi. Eccolo qua. Quindi, ragazzi, facciamo scendere in campo questa squadra fenomenale, Serie A, leggermente mischiata con l'inglese, ma proprio una ticchietta, una puntarella, come si dice. E, ragazzi, dobbiamo per forza vincere, perché questa squadra mi piace un casino e dobbiamo farcela, signori. Quindi andiamo subito in campo. Ci schiera contro, ragazzi. Vediamo un attimo che squadra gli è capitata a lui. Un'ottima squadra inglese. Lui c'ha una squadra completamente inglese, ragazzi, completamente, con El Prugnetta e Eriksen, se non sbaglio, e Martial dovrebbe essere, Lamela e Young, Dembélé. C'è una bellissima squadra, ragazzi, vediamo un po' se riusciamo a vincere. Mi raccomando, ragazzi, 20.000 like e vi faccio la challenge con Ciccio, ovviamente, sul draft. E in più, ragazzi, vi voglio anche avvisare che a breve arriverà una cacchio di serie su Xbox One, veramente spettacolare, raga. Dai a Gervi, grandissimo. Grande Gervi, ancora lui. Ancora Gervi. Ancora Gervinho, ragazzi. 1-0 subito. Si dismarca tutti. Il nostro freccia nera, Gervinho, che abbraccia Miralem Pjanic. Però la diamo sotto. Perfetta la palla così. McGee. Ancora lui. Ancora McGee. Che gli fa passare così proprio. Madonna mia, sarà buono. Che peccato, ragazzuoli. Sturridge. E c'è Gervinho. Oh, grandissimo. Grandissimo freccia nera, ragazzuoli. Gervinho, che cosa ci... Che t'è successo oggi? Guarda qui Sturridge, che bella pezza che gli ha tirato Gervinho, ragazzuoli. Che t'è successo, bello del zio? Dimmelo. Cosa t'è successo? Cosa, Gervinho? Cosa? Attenzione. Chi ci ha messo? Ah! Ecco chi ci ha messo! Lionel Messi! Ho visto un nano malefico, raga, che era partito a 250! Mamma mia, questa è bella, questa è bella! Questa è bella, grandissimo! Grandissimo Buffon! Grandissimo Buffon, ragazzi! Oh, è entrato quel bastardo di Messi, eh! È entrato quell'assassino di Messi! So proprio cazzi amari! Guardalo! Un autogol, ci ha dato pure autogol. Però è stato un bellissimo. Che è successo, raga? La mela. Fa vedere un po'. Ah, l'ha deviata. Ma porca puttana, l'ha deviata perfetta proprio.
Dai Sturridge. Dai Sturridge. Oh, calcio di rigore da pinder culo. Mi consiglia di tirare da là. E io ce l'ho tirato. Mi ha detto un culo, regà. Mi ha detto un bucio di culo immenso. Mi ha detto una fortuna assurda, ragazzi. Regà, sta cominciando a fare... Oh, era già ammonito. Espulso Messi, regà. Espulso Messi, era già ammonito. Va, vai, fai le scivolate. Fai lo stronzo. Va a casa, Messi. Vai a casa, Messi. Vai a dormire, va. Buono per Sturridge. Ancora Gervi. Ancora Gervi. Ci tira! Ci tira Gervinho, ragazzi! Freccia nera, 4-2! E dai, ragazzi, che mo c'è il quit dell'avversario, perché sta facendo un botto di fali. Guardate, fa un sacco di scivolate, raga. Sta facendo un casino di scivolate. Secondo me mo se la quitta. Esci, porti... Eh, sì. Esci domani. Esci domani, però, Buffon. Guarda questo come mi danno a segnare. Ce voglio credere, oh. Guarda questo come mi deve recuperare, raga. Sta giocando scorrettissimo e mi sta riuscendo a recuperare, oh. Pietà un po' un culo. Volevo fare gol skillato, raga, vabbò. Peccato, raga, peccato. Comunque, bellissima partita. Questo pur giocando scorrettamente, ragazzi, un altro po' mi riesce pure a recuperare la partita e vincerla. 4-3, ragazzi, andiamo a farci la seconda. Ok, ragazzi, siamo nella seconda partita. Vediamo un po' che squadra ci mette a confronto. E porca trota, sto giappo-cinese Ibra, oh. In più, per cambiare, giusto per... Ah, intanto dietro si è fatta una Serie A. Si è fatta una League One, se non sbaglio. Il Paris Saint-Germain già ha tutti, oh. C'ha 6 giocatori del Paris Saint-Germain e 4 della Serie A. Vabbè, si è fatta una squadra veramente eccezionale, signori. Ecco, già che sta allaga un pochino, a me già sta cosa mi va bene. Ma che buono, Pjanic. Ancora Pjanic. Mamma mia, per Gervinho che non ci arriva. Porca miseria, piazza palla Nainggolan, piazza palla Nainggolan. Grande Nainggo. Grande Nainggolan, era dal centro. Ancora lì, porca miseria. Calcio d'angolo per l'avversario. Vediamo un po', ragazzi. Toto ha fatto 3 cambi su 3. Ha messo anche Thomas Müller. Ecco, bene. Manco ho parlato. Io che cacchio parlo a fame. Non spiega sta cosa. Io però sto pensando che io comunque c'ho anche Neymar, ragazzi, c'ho Neymar Sif da usare. Non sottovalutiamo questo cambio, perché potrebbe risultare un'ottima cosa. Intanto rimaniamo così ancora. Purtroppo qua ci ha segnato, ci ha fatto un bel gol al volo, ragazzi. 1-0 per l'avversario, va bene così. Guardalo Gervi! Mamma mia, raga, scusate se sto stato zitto, perché qua mi sto concentrando, avete capito? Raga, vi dico solo che ha messo pure Cristiano Ronaldo questo, Eccolo Ronny. Calcio di rigore, quando mai? Mannaggia la miseria, oh. Io mi devo sempre, io ancora mi dovrò spiegare, perché secondo me per tutta la vita, come cazzo è possibile che la prima partita la vinciamo facilissima? La prima partita la vinciamo veramente facilissima. La seconda la perdo sempre, ragazzi. Sempre. Non è che dici che è la prima volta che capita. Sempre. Vai. Vai. Madonna che mi ha parato. No, no, neanche. Non va. Non riesco a prendere neanche quelli dei palloni, raga. No, 3-0. Niente, ragazzi. Niente, niente, niente. Termina qua la partita. Si dà con Gervi. Dai con Gervi. Ci proviamo con Gervi. Gervi. Neanche questo, raga. Oh, raga, ci ho provato in tutti i modi, ragazzi. Ci ho provato in tutti i modi a segnare. Oh, quando è così, niente. Non c'è nulla da fare. Oddio, raga, neanche la difesa neanche li ferma, ragazzi. No, comunque, io non lo so per quale motivo, raga. Io ogni volta che faccio le partite sul draft, la prima la vinco, la seconda le perdo proprio tragicamente. Non riesco neanche più a muovermi proprio. È strana come cosa, raga. Non lo so, non lo so, ragazzuoli. Non è una questione che secondo me l'avversario non è stato molto molto più forte proprio di me. Cioè, proprio che io ho provato a tirare in tutti i modi, ho provato a fare tutte le azioni possibili e non ne andava una. I miei difensori neanche riescono a fermare i suoi giocatori, ragazzi. Vabbè, andiamo a aprirci i pacchetti. Cioè, andiamo a aprire questi pacchetti, ragazzi. Vediamo 70 volte. Oh, c'è pure i pacchetti premium pure. Buono, buono. Apriamo il quello normale. Ragazzi, che dire comunque? Io spero che questo appuntamento vi sia piaciuto lo stesso. Mi raccomando, se fosse così, un bel pollice in su, di commentare, di condividere questo video. Passiamo alla pagina Facebook e Instagram. Se arriviamo a 20.000 like, ragazzi, il prossimo draft sarà con Ciccio, dove facciamo quella sfida bendati, ragazzuoli. Ci apriamo l'ultimo pacchetto e vediamo se ci esce tante volte un qualcosa di eccezionale, ma non credo. Intanto io, signori, vi saluto. Al prossimo potente posto Giacrigno. Bam. Attaccante, ok, sei, dovrebbe essere. No, Martinez. Martinez e Matier. Buono, 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 buono. Bella, ragazzi.
I just want you.